Cerchi un SUV scattante dalle ottime prestazioni? Allora ti presento Renault Kadjar nell'allestimento Sport Edition 2, un modello con motore da 1300 di cilindrata, 140 cavalli con alimentazione benzina. Si tratta di un veicolo aziendale con un unico proprietario precedente che l'ha trattata benissimo, infatti già da un primo sguardo notiamo la carrozzeria perfetta. E poi, come tutti i nostri veicoli, anche questa Kadjar è garantita e certificata perché ha superato il test dei 100 punti di controllo. Accattivante e particolare il colore, si tratta di un blu metallizzato che esalta la forma del veicolo e la sua anima sportiva. Piuttosto imponente il frontale di questo veicolo, notiamo i giganteschi fari full LED e i sensori di parcheggio perimetrali che vi permetteranno di parcheggiare in sicurezza. Sul laterale notiamo le cromature attorno ai finestrini, sulle barre al tetto e nella parte inferiore del veicolo, decisamente grintoso. Giganteschi e con un design davvero particolare questi cerchi in lega da 19 pollici bicolor e in ottime condizioni. E se mi avvicino e prendo la misurazione, anche il battistrada ha un ottimo valore. È un SUV dal motore scattante, ma comunque i consumi non ne risentono eccessivamente. Infatti in media consuma 5,9 litri per 100 km. Diamo ora uno sguardo al bagagliaio da 472 litri di questa Renault Kadjar, super accessoriato. Intanto voglio farvi notare che la soglia di carico è piana, quindi comodissimo. Poi sono presenti due pratiche tasche laterali per gli oggetti più piccoli, ganci su entrambi i lati e poi, se solleviamo, troviamo la ruota di scorta per le emergenze e l'impianto audio Bose. Inoltre ci sono le leve per abbattere i sedili posteriori, quindi sarà molto semplice ottenere più spazio qualora non vi dovesse bastare. Molto spazioso il lato posteriore del veicolo, i passeggeri certamente viaggeranno comodi grazie all'ampia seduta e al fatto che il tunnel centrale è praticamente assente, e poi è ricco di optional con due prese USB e una presa da 12 volt. Raffinato il design di questi sedili in tessuto con rifiniture in pelle, con attacchi Isofix a entrambe le sedute laterali. Il lato anteriore è molto luminoso e molto spazioso, e guardiamo meglio i sedili, che nel lato anteriore presentano anche questa parte forata decisamente sportiva. Sono in tessuto con rifiniture in pelle, in questo caso molto più avvolgenti rispetto al lato posteriore. Gigantesca la plancia in similpelle, molto robusta, e questo volante anch'esso in similpelle, dotato di comando vocale e comando per le chiamate. Il sistema d'avviamento è start and stop. Ora accendiamo il quadro e notiamo che quest'auto ha percorso solo 16.200 km. Occupiamoci ora del sistema di infotainment con questo schermo touch, dal quale accediamo all'audio con radio e multimedia, all'utilissimo navigatore satellitare, alla connessione Bluetooth per lo smartphone, le applicazioni del nostro smartphone tramite MirrorLink, le informazioni sullo stato del veicolo e tutte le impostazioni di sistema. Il clima è automatico e bizona, e infine il cambio è manuale. Non appena inserisco la retromarcia si attiva l'utilissima retrocamera. Sei interessato? Allora ecco il reminder: vai sul sito rattiauto.com, puoi bloccare quest'auto con soli 100 euro senza impegno e riceverla comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea. Seguici poi su tutti i nostri social e attiva la campanella del canale YouTube per rimanere sempre aggiornato. Al prossimo video, alla prossima auto!